Benvenuti in una nuova puntata di Da WAV a cassetta e viceversa. Oggi ho scelto la mia ultima traccia, ossia Full Speed. Le impostazioni sono già a posto, passiamo subito alla registrazione e poi facciamo subito un confronto. Non sto qui a spiegare tutto il procedimento perché tanto l'ho fatto nel video precedente, quindi se non l'avete visto andatelo a guardare. Molto bene, ha finito. Stoppiamo questo. Ok. Adesso torniamo indietro e facciamo l'operazione inversa, ossia passiamo dalla cassetta e torniamo dentro al PC e le ascoltiamo insieme per sentire come sono cambiate le frequenze. Ok, adesso stiamo facendo il procedimento inverso, ovvero da cassetta stiamo passando dentro al PC. Poi faremo la comparazione per sentire la differenza, le frequenze e tutto il resto. Aspettiamo. Ok, ha finito, stoppiamo la registrazione. Adesso ci sposteremo su FL Studio per vedere la differenza. Vamos! Allora ragazzi, benvenuti su FL Studio, ho già caricato le due tracce senza far vedere tutti i procedimenti, salvataggi, robe. E come possiamo già notare, la differenza è piuttosto pesante come la scorsa volta. Io adesso farò partire le tracce. Aspetta che mi prendo un Edison. Ho notato una cosa un po' strana, non so da cosa sia dovuta, ma se guardate bene le due tracce, la versione in cassetta, che è questa sotto, accelera, finisce prima. Guardate, finisce prima di un secondo, quasi due secondi prima finisce, quindi evidentemente il macchinario ha fretta perché va un po' più veloce del dovuto. Boh, è una roba strana, io non so perché lo faccia, però adesso andremo a fare la comparazione dei due pezzi, però sicuramente non andando avanti alla stessa velocità sentirete dei salti fra uno e l'altro. Quindi vabbè, ho pazienza. Io direi di non ascoltarla proprio tutta, cioè di mettere una parte. Quindi partiamo, non so, da metà, un po' più avanti della metà, ci ascoltiamo la pausa e l'attacco verso la fine. Dopodiché stop. Allora facciamo partire. Partiamo con l'originale e vai. Thank you.
Io dico che basta così. Allora, conclusioni. Io credo che la versione cassetta sia un po' più caldina rispetto all'originale, quindi forse un po' più piacevole da ascoltare. Io comunque la allegherò, cioè ve la regalerò la traccia registrata dalla cassetta, in modo che ve la tenete, ve la ascoltate e fate quello che volete. Questa è una cosa che farò sempre durante questi video. Il file WAV derivato dalla registrazione lo metterò in download gratuito. Quindi grazie Mark. Nella descrizione trovate il link al brano originale e tutti i miei link se volete iscrivervi in tutti i miei canali, tipo SoundCloud, Spotify e anche tutti gli altri portali di vendita di licenze dove la mia musica è presente. Boh, io direi che è finita qui anche questa puntata. Ditemi se vi piace questo format, così continuo a farlo. Anzi, continuo a farlo comunque anche se non vi piace, quindi vi attaccate al K. Vi saluto e alla prossima. Ciao.